Amici di Fano TV, ben trovati. Per lo speciale di oggi ci troviamo all'ospedale Santa Croce di Fano perché grazie all'Avis comunale Giuliano Solazzi prende vita un'importante campagna di sensibilizzazione. Regala una parte di te, dona sangue. Come detto in apertura, questa è un'importante campagna di sensibilizzazione. Donare proprio è un gesto civile e morale. Beh sì, indubbiamente è un gesto civile e morale che coinvolge tanti fanesi, perché in effetti se pensiamo ai dati del 2021, nonostante la pandemia, noi abbiamo raccolto 4.200 sacche di sangue, quindi significa che tanti donatori e tante donatrici si sono accostate alla donazione ed è un, diciamo così, un piccolo esercito, se vogliamo, che si presenta quotidianamente in giornate lavorative alla struttura del trasfusionale. E se vogliamo fare dei calcoli, considerato che i nostri donatori sono circa 2.500, ogni giorno ci sono ben 13, 14, 15 donatori fanesi e donatrici fanesi che si presentano al trasfusionale, e quindi significa che da un lato c'è la struttura ospedaliera del trasfusionale che lavora nella raccolta del sangue, dall'altra c'è il nostro servizio Avis che fa promozione, sensibilizzazione e soprattutto fa la chiamata ai donatori secondo le esigenze della struttura ospedaliera stessa, e quindi riusciamo in effetti a ottenere dei buoni risultati. D'altra parte, la nostra popolazione che dona rappresenta percentualmente anche un valore piuttosto interessante, perché avendo fatto un'indagine sulla popolazione, diciamo così, in età donazionale a Fano, che sono circa 38.000 persone, diciamo che la percentuale di donatori è il 6%, quindi è un dato che ci soddisfa. D'altra parte siamo presenti nelle scuole, siamo presenti facendo formazione, facendo sensibilizzazione in tante strutture, come ad esempio nelle strutture sportive. Recentemente nel mese di marzo, siamo riusciti a fare alcuni Donor Day con le forze dell'ordine, e anche questo per dare un segnale di sensibilità, di attenzione, di condivisione. D'altra parte credo che il dono sia un valore importantissimo del nostro tessuto sociale, e credo che donare rinforzi proprio la struttura sociale del nostro territorio. E se i numeri hanno la loro importanza, altrettanto l'hanno le parole, perché Avis lancia sempre degli slogan abbinati a delle iniziative davvero speciali. Per fare la differenza puoi fare la somma. Beh, questo è uno slogan regionale, non è fanese, ma comunque bisogna dare all'Avis regionale, bisogna dare quello che è dell'Avis regionale. Ma questo slogan è importantissimo perché si vuol significare che nell'intervallo tra una donazione di sangue e un'altra donazione di sangue si può fare anche la donazione di plasma, perché il plasma si potrebbe donare in ogni mese, e quindi questo è un dato significativo che poi sono i medici che possono spiegare il motivo. Il sangue invece si può donare per i maschi, per gli uomini fino a 4 volte all'anno, le donne in età fertile solo 2 volte all'anno. Vogliamo lanciare un appello agli amici di Fano TV, visto che oggi stiamo facendo questa campagna di sensibilizzazione, insomma rivolta a tutto il pubblico a casa anche. Beh sì, certo, intanto il donatore e la donatrice è una persona tutelata che è responsabile nel gesto che fa e quindi è attenta alla propria salute. E infatti io dico che un donatore e una donatrice sono operatori di salute per se stessi, perché indubbiamente hanno stili di vita sani, e operatori di salute per le persone che riceveranno il loro sangue, che è un sangue diciamo donato generosamente. Il donatore dona in maniera anonima, dona periodicamente, e credo che chi dona indubbiamente cura soprattutto se stesso, oltre che l'altro. E d'altra parte anche questo mese, grazie alla struttura, alla disponibilità di Marche Nord, la struttura ospedaliera di Marche Nord, abbiamo avviato un'altra campagna di sensibilizzazione, cioè il donatore maschio in questo caso, che donerà questo mese, potrà usufruire di una visita urologica gratuita, anche questo nel segno della prevenzione.
Dottore, solo il 2% della popolazione italiana dona, una percentuale bassa, e un invito a tutti quanti a donare, perché donazione è anche prevenzione. In che maniera? Sì, è vero, intanto il 2% non è molto. Nelle Marche è superiore, quindi le Marche già hanno dei vantaggi rispetto agli altri. E la donazione è prevenzione perché il donatore deve essere assolutamente sano. I due principi che dobbiamo rispettare sempre quando arriva il donatore sono rispettare la salute del donatore e rispettare soprattutto la salute del ricevente. E cosa vuol dire? Che siamo costretti a fare degli esami. Siamo costretti per legge, quindi il donatore di sangue, quando dona, viene controllato con un emocromo, viene controllato subito dopo con degli esami sulla sacca, che sono una sorta di diploma che la sacca si porta dietro. La conseguenza qual è? Che il donatore è sempre sotto la nostra attenzione, quindi quando si dona si fa prevenzione. Oltretutto, diciamo che in questo momento abbiamo la collaborazione anche di colleghi interni all'ospedale. Il dottor Beatrici dell'urologia ci aiuta nella prevenzione per il campo urologico, quindi mettendo insieme gli esami della donazione e la prevenzione che viene fatta ulteriormente, il donatore è controllatissimo. Ci sono, vogliamo ricordarlo comunque, dei limiti di età per i quali concesso, ecco, non di sesso ma di età. Sesso no, perché siamo ammessi tutti, quindi non abbiamo problemi di genere. Di età sì, 18-65, ma la prima donazione è meglio farla entro i 60 anni. In casi eccezionali, si arriva a 70, però i 70 anni sono veramente rari perché bisogna essere in perfetta salute. Diciamo che un altro limite che purtroppo ci costringe a non accettare tanti donatori è il peso, 50 kg di peso, quindi parecchie ragazze che potrebbero donare, anche giovani, ma che non raggiungono i 50 kg di peso, purtroppo sono destinate ad attendere altri momenti per poter donare. Ma sono le due caratteristiche principali. Poi altre caratteristiche che bisogna avere, appunto, è quello di essere essenzialmente sani, ma uno lo sa già, perché da un punto di vista personale sa di venire a donare quando in buone condizioni di salute. Se non lo è, ce lo deve dire, perché c'è un'anamnesi, una serie di domande così stringenti che è difficile sfuggire poi da un punto di vista di colloquio. Quindi il colloquio viene fatto sempre ogni volta che si dona. Ed è un colloquio, come dicevo, molto molto importante, molto fitto di domande, molte volte mette in crisi il donatore, perché purtroppo sono anche domande, alcune volte abbastanza personali, ma si è di fronte io e il donatore, quindi la privacy è assolutamente rispettata e si hanno solo vantaggi in questo senso. Per quanto concerne, ecco, l'età media del donatore, insomma, l'abbiamo detta, quella che deve essere, però c'è una percentuale che abbraccia magari più i giovani o più un certo target? Allora, purtroppo, come sapete, l'età media della popolazione sta salendo mano a mano. E i nostri donatori stanno invecchiando, sì, stanno invecchiando, perché l'età media è sopra i 50 anni. Le giovani generazioni vengono a donare, ma in realtà l'afflusso non è come un tempo. I donatori che vanno dai 18 ai 25 rappresentano una piccola percentuale. Adesso dirle il numero esatto, posso dirle che va dai 10 al 20% di tutti i donatori, però potenzialmente sono quelli che potrebbero donare di più per motivi di salute e per motivi di caratteristiche. E quindi, ecco, questo è uno stimolo anche per loro, cioè è una richiesta che facciamo di sensibilizzare i giovani nella donazione di sangue, sì. E aiuta loro, perché appunto fanno prevenzione, ma aiuta anche i pazienti che hanno tantissimo bisogno di emazie e di plasma derivati. Dottore,
Dottoressa, quando si parla di Avis si parla anche di uno sportello informativo che è stato attivato da poco. Buonasera a tutti. Sì, mi presento innanzitutto. Mi chiamo Maria Teresa Giommi. Sono il direttore sanitario di Avis Fano. Sono stata nominata dal presidente Giuseppe Franchini e dal comitato dirigente circa un anno fa. E con mio sommo piacere abbiamo approntato insieme ad alcuni consiglieri, in particolare la vicepresidente Veronica Verna, questo sportello informativo per i donatori Avis di Fano, ma anche quelli che se vogliono partecipare, anche quelli che non sono propriamente residenti nella nostra città. Lo sportello informativo consiste in questo. Io il secondo giovedì ed il quarto giovedì di ogni mese rispondo a questo numero telefonico 375-726-3261 per le esigenze che i donatori Avis possano avere dal punto di vista medico. Quindi consigli, dubbi, informazioni per quanto riguarda il dono e quindi le loro donazioni. Lo sportello è attivo dalla scorsa estate e l'orario a cui io rispondo a questo numero telefonico è dalle 17 alle 18:30. Abbiamo pensato a questo orario perché così può essere utilizzato anche dai donatori che avessero attività lavorativa durante la giornata. Per ora funziona abbastanza bene, diciamo, ho avuto un buon riscontro e che spero sia incentivato nel futuro. Dottoressa, quali sono le domande che le vengono poste più frequentemente? Ma di solito sono domande che riguardano o gli esami ematochimici, quindi in particolare la ferritina, il ferro basso, eccetera, oppure particolari condizioni psicofisiche per le quali potrebbe essere indicato l'astensione da una donazione. Come per esempio, posso fare un esempio piuttosto banale, ho eseguito un esame tipo un'endoscopia, posso donare? Ho eseguito una risonanza magnetica con contrasto, quando posso donare? E attualmente, che è molto in voga, ho fatto la vaccinazione anti-Covid oppure ho avuto il virus Covid, quando posso riprendere a donare? Queste sono le domande più frequenti che mi vengono rivolte. Un'ultima curiosità, sono più interessati allo sportello informativo gli uomini o le donne? Chi la chiama di più? Direi che non c'è differenza. All'inizio, quando abbiamo proprio iniziato l'attività, erano più le donne. Adesso non c'è differenza né nell'età né nel sesso. Come numero di persone che chiamano. Quindi questo è un dato interessante per far capire che comunque i donatori, ecco, si interessano indistintamente. Esatto, esattamente. E poi volevo dire volevo aggiungere che oltre all'attività dello sportello informativo, come direttrice sanitaria mi occupo anche delle relazioni con il centro trasfusionale, in particolare con i colleghi medici e il personale paramedico, e proprio questa c'è una fattiva collaborazione anche perché io, oltre alla direttrice sanitaria, continuo a fare l'attività di volontariato anche nel ricordo di mio marito, che era un attivo collaboratore di Avis, Filippo Tranquilli, e infatti io mi sono avvicinata all'Avis grazie al suo ricordo. E inoltre sono in contatto con i medici di famiglia, con i quali cerchiamo di incentivare sempre la donazione per quanto riguarda i loro mutuati, i loro pazienti, e cerchiamo di incentivare essi stessi a donare di più e a far parte quindi della famiglia Avis.
In ultima analisi vorrei dire anche che un'altra attività che svolgo con molto piacere è quello di divulgare nelle scuole, in particolare nelle scuole medie primarie e anche nelle secondarie, quindi nei licei per lo più della città, il contatto con i giovani studenti, anche con i professori, sempre nell'ottica della donazione Avis. Dottore, è nata una preziosa collaborazione tra i medici di base ed Avis e si parla di prevenzione, ce lo spiega? Ho partecipato a una riunione dell'Avis molto volentieri, invitato dal presidente, professor e amico Giuseppe Franchini, e lì ho potuto conoscere il direttivo e ho potuto anche capire le motivazioni e l'entusiasmo che stanno mettendo per portare avanti il discorso donazioni. Per quanto riguarda la medicina generale, io credo che il medico di famiglia sia la figura più importante in queste situazioni. Il rapporto tra medico di famiglia e il proprio assistito è sempre più forte, anche se burocrazie e problemi vari tentano o stanno tentando di staccare un pochino il rapporto tra medico e assistito. Però per noi questo è molto importante, ci stiamo battendo in questo senso, per cui anche mi collego appunto al discorso Avis, perché chi meglio del medico di famiglia può cercare di far capire al proprio assistito l'importanza della donazione. E ricordiamo che chi dona sangue deve fare delle analisi periodiche, deve fare dei controlli, per cui è anche un motivo di salute da parte dell'assistito, e quindi c'è questo doppio canale tra il medico che informa e l'assistito che non solo con la sua donazione compie un atto sociale importante, ma è anche a suo vantaggio viene il fatto di essere sotto controllo medico e laboratoristico. Quando si parla di Avis si parla anche di donazioni in rosa, in abbinamento naturalmente ad un'altra campagna di prevenzione importante che riguarda le donne. Sì, certo. Sappiamo benissimo che il tumore della mammella è il tumore principale che colpisce le donne in qualsiasi epoca. E quindi una delle missioni principali della LILT è proprio quella di fare sensibilizzazione per questo tipo di tumore. Importante cercare di consigliare le donne a intraprendere un percorso di prevenzione, sia le donne che sono in età di screening, dai 50 ai 69 anni, ma è molto importante che questo messaggio passi anche tra le donne più giovani. Per questo quest'anno ci siamo concentrati soprattutto per le donne più giovani che non hanno mai visto un senologo, che non sanno che cosa sia l'autoesame, l'autopalpazione. Sebbene il tumore sia più frequente tra i 50 e i 69 anni, le donne al di sotto dei 50 anni, circa il 30% dei casi, sono donne di questa fascia di età, e raramente sono le donne al di sotto dei 40 anni, ma quello che chiediamo alle donne è di avere un interesse al proprio stato di salute, ed è un messaggio rivolto anche alle donne che decidono di donare se stesse, e quindi è molto importante che noi a loro trasmettiamo lo stato di benessere fisico, e che vuol dire anche capacità di donare, ma anche capacità di essere attente al proprio stato di salute.
Dalle donazioni in rosa alle donazioni in blu, dottore, aprile è un mese fondamentale, che cosa succede? Succede che tutti i pazienti di sesso maschile che vorranno fare una donazione di sangue avranno la possibilità di ricevere in cambio un bollino blu che permetterà loro di fare una visita urologica gratuita, senza quindi neanche necessità di impegnative. E questa visita sarà fatta tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, secondo un calendario che sarà stabilito insieme a tutti i nostri sistemi di prenotazione, fino allo smaltimento completo delle visite prenotate e quindi di tutte le persone che nel mese di aprile avranno deciso di fare una donazione di sangue. E gli uomini riguardo alla prevenzione sono attenti quanto le donne o meno, statisticamente parlando? Noi stiamo cercando di imparare da voi ad essere attenti. Il tumore della prostata è il tumore più frequente nell'uomo dopo i 50 anni, è in assoluto il secondo tumore più frequente dopo il tumore al seno della donna. Quindi la prevenzione, voi ci insegnate, è fondamentale, è stata fondamentale per modificare la storia clinica, la storia naturale di questa malattia, del tumore al seno. La stessa cosa sta succedendo per il tumore alla prostata. La diagnosi precoce ci permette di curare i nostri pazienti, garantendo ai pazienti la guarigione, sottolineo questo, laddove la diagnosi sia fatta in tempi utili, quindi in una fase iniziale di malattia. E tutto questo è possibile se il paziente spontaneamente, consapevole del rischio di inciampare in una malattia che non è rara ma è frequente, si rivolge alle strutture come l'urologia di Marche Nord per fare quei controlli che sono necessari per così non solo per attenuare la sintomatologia che spesso è correlata all'aumento di volume della prostata, ma escludere anche la presenza di un malaugurato tumore alla prostata che potrebbe così essere presente e non percepito con sintomi particolari. Il nostro appuntamento termina qua, certi di avervi donato un messaggio davvero importante. Andate anche voi a donare. Grazie dell'attenzione e arrivederci.